completo nero e verde fluo invece per la formazione del Monopoli, che attaccherà la sinistra verso destra. È squalificato Giliberti, che non è in panchina, c'è Beppe Colaiani, preparatore dei portieri, a guidare la squadra. Para catalano, quindi novità in casa Just Mola. Ci aspettavamo Michele Grieco nel quintetto iniziale, anche Fabrizio Sciannamblo nel ruolo di centrale difensivo. Le Monache Valente sono i due laterali, il pivot con il numero 9 è Vito Ciavarella, dall'altra parte Angelo Di Vagno tra i pali, Ciro Pane nel ruolo di centrale, gioca poi con la maglia numero 8, vediamo Mingo Giannuzzi, e con la maglia numero 10 Felice Lapertosa. Questi i due quintetti base per le due squadre. Arbitreranno la partita i signori Vitantonio Lillo di Brindisi ed Edoardo Di Gregorio di Taranto, al crono il signor Fulvio Tarulli di Taranto. Primo possesso per la formazione dell'audace Monopoli, che va a manovrare con il suo portoghese Gioca, autore di due reti proprio nella sfida disputata nel mese di dicembre, vinta 8-3, mentre nel frattempo comincia a popolarsi anche il Palasport Peppino Todisco di Cisternino. Vediamo anche tanti tuoi compagni di squadra, Mattia, interessati, perché da qui potrebbe uscire un'altra delle finaliste. Voi non vi nascondete, il vostro obiettivo è continuare e arrivare in finale. Beh sì, è inutile nascondersi, è un nostro obiettivo, soprattutto perché sappiamo lo sforzo che la società sta facendo per ospitarla, e per ospitarla al meglio, come si può notare dalla grande organizzazione che c'è. Sicuramente questa è una partita che può far uscire una squadra che può arrivare in fondo, perché secondo me sono due squadre messe bene in campo e con ottime individualità. Monache nella seconda parte del campionato proverà a salvarsi, a risalire da quell'ultima posizione. È stato un buon viatico il successo su palo nell'ultima sfida dell'anno, mentre Monopoli non in classifica ha abbandonato praticamente le velleità playoff, perché Mattia, voi e Bitonto state facendo un campionato a parte. Dovrebbe rientrare nelle prime quattro l'audace Monopoli e sperare che Barletta arrivi a sette lunghezze massimo di distanza da Bitonto. Attualmente sono 11 e il Bitonto che abbiamo visto ieri al completo potrebbe mantenere senza problemi questo distacco. Sì, sicuramente il Bitonto è una squadra che sta facendo insieme a noi un campionato davvero a parte nello scontro diretto contro di noi, e quel punto, quei due punti che ha perso ad Aradeo hanno avuto un cammino di marcia uguale al nostro, quindi davvero complimenti a questa squadra che insieme a noi sta facendo un campionato straordinario. Attenzione, Fabrizio Sciannamblo ha tentato un tiro dalla distanza, gli ha risposto il suo amico Angelo Di Vagno, entrambi di Conversano, compagni di squadra negli azzurri e credo anche alla Virtus di Monopoli, l'altra società monopolitana dove ha militato lo stesso Sciannamblo, che non è un ex ma ha comunque vestito la maglia di una delle società monopolitane. Nel frattempo attenzione, perché recupera questa palla l'audace con Gioca, prova a partire, pallone sul secondo palo, la risposta di Catalano che poi dice di no anche la seconda volta, subito portieri protagonisti, prima Di Vagno poi Catalano. Sì, è una... mi aspettavo che giocasse Catalano, perché aveva già fatto degli interventi importanti nella partita vinta in campionato contro il Palo del Colle, e quindi mi aspettavo questa riconferma da parte del mister, nonostante l'arrivo di un ottimo portiere come Grieco. Anche Angelo Di Vagno, un portiere che conosco benissimo, ci siamo scontrati tante volte, sono due portieri affidabili che sicuramente faranno vedere il loro valore anche oggi. Nel frattempo Monopoli con Lapertosa, allo scarico in Giannuzzi, poi decide invece di andare a sinistra per Gioca, che cambia per Ciro Pane, non arriva all'appuntamento con il pallone, il numero 13 della formazione dell'audace Monopoli. Sarà rimessa in favore della Just, battuta dal numero 84 Onofrio Le Monache. Qualcuno lo dava vicino al volare Polignano nel mercato di dicembre, poi ha deciso di continuare a sposare la causa del presidente Giustino, che nel frattempo ha rinforzato la squadra anche con gli arrivi di Ciavarella, Sciannamblo, Montenero e Gerdeci, e con il ritorno di Corona. Proprio Sciannamblo di punta va a sbloccare il risultato, tiro velenosissimo dalla metà campo, passato sotto le gambe di Angelo Di Vagno. Sciannamblo con quel tiro può fare paura a tutti. Sì, è il suo marchio di fabbrica. È sicuramente un tiro velenoso che è passato in mezzo alle gambe della difesa del Monopoli, e il portiere Di Vagno non ha potuto
contrapporre, soprattutto perché la palla è uscita davvero all'ultimo, un tiro molto molto velenoso. Shannamlo, 14 reti in campionato tra Putignano e Mola. Attualmente il miglior realizzatore dei suoi, attenzione, la Pertosa anche lui, prova di punta, c'è la parata di Catalano che risponde in spaccata. Va a deviare il pallone in fallo laterale. Catalano promosso titolare dopo l'addio di un altro tuo amico, Fabio Genchi, che è andato proprio a difendere la porta della New Team Putignano, da dove a Mola sono arrivati Shannamlo e Ciavarella. Rimessa laterale Monopoli adesso con Pane. Pallone per Gioca che prova la conclusione in porta, deviata da Onofrio Le Monache. Ancora rimessa Monopoli, Pane per il portoghese Gioca, ha provato la conclusione il numero 20 della formazione di Monopoli. Nel frattempo andiamo a salutare anche chi ci sta seguendo da casa, soprattutto Tony Maggiolini, estremo difensore della Virtus Rutigliano, amico di entrambi Mattia, e soprattutto protagonista di un buon campionato anche quest'anno. Assolutamente, faccio i complimenti al mio amico Maggiolini per quello che sta facendo sia l'anno scorso che quest'anno. Lo sta dimostrando che non è un caso quello dell'anno passato, quindi i complimenti vanno solamente a lui, però non a nessun altro. Gioca per Giannuzzi, Pane all'indietro per Di Vagno, ancora Di Vagno, va da Ciro Pane. Pane all'appoggio con la Pertosa, poi Shannamlo si contrappone. L'ultimo tocco dovrebbe essere proprio del giocatore dell'Audace Monopoli. Sarà rimessa in favore di Mola. Nel frattempo entra Antonello Corona, esce con il numero 7 Piero Valente. Corona ritorno a Mola, aveva lasciato la truppa praticamente a metà del girone d'andata, è stato ritesserato ieri dopo lo svincolo. Questo può essere un giocatore importante soprattutto in un contesto dove adesso, diciamo la verità, può fare il leader, perché Mola era stata una squadra costruita con ben altre ambizioni, forse troppi giocatori importanti, troppe prime donne che non hanno fatto bene l'ambiente all'inizio. Sì, penso che Corona insieme a Shannamlo possono prendersi davvero in mano questa squadra, e insieme a altri come Ciavarella, Le Monache, possono creare un gruppo che sicuramente la società credeva già di creare dall'inizio. Ora si vede già la presenza di Shannamlo nella squadra, che sta dando veramente qualcosa in più, e sicuramente Corona può aiutare la squadra ad arrivare dove sicuramente meritano posizioni più alte. Ciavarella, manovra il numero 9 della formazione della Just, subisce fallo, anzi commette fallo, il calcio di punizione per l'Audace. Gioca, va da Pane, ancora all'indietro per il portoghese, prova l'imbucata per la Pertosa, c'è stato l'intervento dello stesso Shannamlo. Dal centrale difensivo sta mettendo tutta la sua esperienza a disposizione di mister Giliberti, che vediamo con il secondo Luca creatore proprio in tribuna. Corona recupera un pallone, all'indietro per Catalano, lo gioca per Le Monache, poi Corona lo scambio con il neoentrato numero 3 Michele Montenero. Montenero va all'indietro per Le Monache, poi Corona, adesso un quintetto espertissimo in campo per la formazione della Just, classe 79 Corona, 84 Le Monache, 86 Shannamlo. Montenero compina 30 anni quest'anno, il più giovane è Daniele Catalano, che è un classe 95. Shannamlo va da Le Monache, mette giù il pallone, Le Monache poi si gira, cerca l'appoggio in Shannamlo, trova però la pressione da parte di Mingo Giannuzzi, un altro dei più esperti in campo, classe 1981. Attenzione a Shannamlo, prova di nuovo la conclusione, c'è la respinta da parte dello stesso Giannuzzi e adesso non lo fanno tirare più da lì. Beh, sicuramente hanno capito che il punto forte di Shannamlo è il suo sinistro, e subito Giannuzzi, dal giocatore esperto che è, attenzione adesso la parata, ottima parata di Di Vagno, ancora il Mola, molto più Mola in questa parte del primo tempo, molto più Mola.
E vediamo il punteggio, 1-0 per la formazione della Just. L'ha sbloccata proprio Fabrizio Ciannamblu. 15:48 da giocare in questo primo tempo, ricordiamo nel calcio a 5 dalla C1 in su, 20 minuti effettivi a tempo. Corona parte a sinistra, ancora Corona prova lo scambio, subisce un fallo, il terzo di squadra per l'Audace Monopoli. Situazione falli che si fa già complicata perché in 4 minuti e 20 effettivi tre falli sono davvero parecchi, l'abbiamo visto ieri, il Brindisi è stato in questa condizione. Poi è stata brava la formazione di mister Giordano Marelli a subire solo un tiro libero a 30 secondi dalla fine del primo tempo, però una situazione quella dei falli che ti può condizionare soprattutto nella pressione su un campo piccolo come questo. Sì, sia sul fatto della pressione e soprattutto vedendo il quintetto del Mola con tiratori come Ciannamblu e Corona, sicuramente espertissimi nel tiro dei 10 metri, quindi è una situazione che adesso il Monopoli deve valutare bene e soprattutto capire cosa fare nella restante parte del primo tempo. Catalano prova direttamente la conclusione in porta, Di Vagno la para, fa ripartire suoi con gioca Giannuzzi, scambia con la Pertosa, ancora gioca all'indietro per la Pertosa, lo scambio ancora con gioca, apre a destra dove c'è con la maglia numero 7 Fabio Secundo, ex della gara, lui che aveva cominciato proprio la stagione con la maglia della Just. Rimessa laterale per Mola con Onofrio Lemonaca sul pallone. Di Vagno, Ciannamblu, ancora Ciannamblu a porta vuota, prova la conclusione, tiro che è terminato out. Secundo, pallone che termina fuori, adesso verrà rimesso in gioco da Onofrio Lemonac. Ciannamblu, poi una deviazione da parte di Giannuzzi, sarà di nuovo rimessa laterale per la formazione della Just. Lemonac chiama lo schema, Ciannamblu dà indicazione al suo compagno, largo a destra Corona pronto a ricevere lo scarico di Lemonac che arriva in questo istante. La Corona va a lungolinea, ha capito tutto, ovviamente gioca. Ciannamblu per Corona, ancora Corona, c'è il recupero di Secundo contrastato da Lemona, che pallone all'indietro, deve intervenire Di Vagno, la Pertosa gioca, va dallo stesso la Pertosa, la pressione di Michele Montenero. Adesso appannaggio ancora di Monopoli, la Pertosa lungolinea che arriva tra i piedi di Corona, poi Montenero, ancora Montenero, guadagna una rimessa laterale, lascia il campo per far posto a Vito Ciavarella che entra con la maglia numero 9, riceve adesso ma la rimessa, dice il direttore di gara, è per Monopoli. Forse palla in movimento. Oppure ha sbagliato la posizione di battuta Giannuzzi. Sì, è stata sbagliata la posizione della rimessa laterale. Credo che la partita sta scorrendo con poche emozioni. Però vedo un possesso palla da entrambe le squadre molto continuo. Quindi è difficile capire quale squadra può fare un passo per portare la gara dalla sua parte ancora, nonostante il vantaggio. Attenzione qui perché Corona perde il pallone, gioca la ripartenza con Giannuzzi. Qui c'è un urlaccio lanciato dalla tribuna da parte di Giliberti. Ha esposto i suoi al 2 contro 1, Antonello Corona perdendo questo pallone. Va a ricevere il cambio. Ricordiamo solo ieri, ritesserato da Mola, quindi ci vorrà un bel po' per Corona per riprendere la condizione, però un giocatore con la sua classe è difficile da tenere fuori. Sì, è un giocatore, come abbiamo detto prima,
importante, soprattutto se riesce a integrarsi col gruppo. Si vede già che non è lo stesso Corona di inizio stagione e sicuramente della prima parte dove non è riuscito a dare il meglio, sicuramente per dei problemi che ci sono stati a livello di spogliatoio. Rimessa laterale Monopoli, gioca Dos Santos, se ne incarica Giannuzzi direttamente in porta. Pallone che termina fuori, rimessa con le mani per Catalano, vediamo se pressa subito Monopoli, sì, secondo si va ad attaccare Le Monache che scarica per Shannamblo, poi la Pertosa la recupera su Ciavarella, la Pertosa prova a passare mezzo a tre, Shannamblo mette tutto in ordine, Monopoli commette il quarto fallo. 6 minuti e mezzo, ricordiamo che se nel pressing Mattia viene sbagliato un movimento, poi ci si espone praticamente ad un'inferiorità numerica che in un campo piccolo come questo può risultare letale. Sì, soprattutto perché il Mola sta facendo affidamento con questa palla sul pivot con Ciavarella che si sta spostando bene, quindi sta riuscendo a togliere la pressione del Monopoli con questa palla imbucata. Infatti secondo me adesso il mister Simone ha chiamato time out proprio perché sta notando che questa pressione non sta portando i frutti che sperava. Beneficio di chi ci ascolta, noi ricordiamo che Mattia De Simone sta seguendo anche il corso d'allenatore, quindi sta pensando anche al suo futuro. Ricordiamo che Mattia ha disputato anche diversi campionati in Serie A con la maglia di Cisternino e anche in A2. Poi posso chiederti perché hai sposato il progetto Itria dalla Serie C1, che non è il campionato che ti compete, adesso te lo faccio io un complimento. Intanto ti ringrazio, ho sposato questo progetto sia per le persone che ne fanno parte, perché conosco già questo ambiente che è un ambiente molto familiare e simile a quello dove ho giocato per 4 anni, che è Cisternino. Per me Cisternino è stata una pagina talmente importante, non solo a livello sportivo ma a livello di amicizie, di emozioni, e sono convinto già da questa prima parte di stagione che tornare qui facendo parte dell'Itria di aver fatto la scelta giusta. Itria super capolista del campionato, lanciata già verso la Serie B, che si è già rafforzata con l'arrivo di Daniele Lisi, mentre è appena entrato nel palato di Scolpalo. Gioca, va per terra, subito fallo, terzo di squadra, il direttore di gara dice di attendere per la battuta di questo calcio di punizione. Mancano 13 minuti e 17 effettivi termine della prima frazione di gioco. Ricordiamo, Monopoli ha una delle migliori difese del campionato, è la quinta con 69 gol subiti, squadra che subisce storicamente poco, era partita benissimo, poi ha avuto un mese di novembre horror la formazione di mister Damiano Simone. 13° attacco e 14° difesa invece per Mola. Seguiamo questo calcio di punizione con la conclusione di Giannuzzi. Diciamo, per Mola invece del nostro amico Alessandro Giustino è stata una prima parte di stagione da dimenticare. Sì, assolutamente, lui ne è consapevole e secondo me si è preso gran parte delle colpe. Da persona intelligente, da presidente astuto, ha capito gli errori fatti e ha messo secondo me a disposizione del nuovo mister una rosa davvero ottima per cercare di cambiare l'andamento di questa prima parte di stagione. Penso che la partita di oggi sta già dimostrando la differenza. Ciavarella prova a metterla in mezzo, la recupera Di Vagno, si riparte con le mani perché il pallone è riuscito, può andare secondo vada, gioca la conclusione, la parata di Catalano, poi allontana la difesa di Mola. Giannuzzi, secondo, viene spinto da Fabrizio Shannamblo. Adesso la situazione falli è grave per entrambe, 4 e 4 a 12 minuti e mezzo dalla fine del tempo.
gioca, subisce la pressione di Ciavarella. Portoghese va da secondo. Ancora uno scambio con Gioca. Gioca con il sinistro, prova a metterla in mezzo. Poi la Pertosa scarica per secondo. Vale come un gol questo salvataggio di Valente. Soprattutto perché per la situazione che si era creata, perché c'era una superiorità numerica offensiva. È stato molto bravo Valente a capire che la palla sarebbe uscita da davanti a Catalano e a posizionarsi nella porta e a salvare così sicuramente un'occasione che poteva valere l'1-1. Catalano va a battere la rimessa. Corona, Ciavarella. Non può più darla al portiere, Corona. Shanamblo all'indietro per Valente. Corona va alla conclusione in diagonale. Pallone che si perde di poco al lato. Entra l'altro ex, Achille Odorino, con la maglia numero 16, classe 1996. Ex Polignano, giocato a Mola nella prima parte di stagione. Proprio Odorino, Shanamblo con la punta. Aveva chiamato il pallone Valente, non l'ha visto Fabrizio Shanamblo. Messa laterale Monopoli per Divagno, secondo la Pertosa, ancora secondo, viene fermato dall'intervento di Antonello Corona. Messa battuta da Achille Odorino, poi la Pertosa viene anticipato dall'intervento di Fabrizio Shanamblo. Giannuzzi ha il problema di uscire. Contrasto con Valente, l'ultimo tocco è del numero 7 di Mola. Giannuzzi va indietro da Odorino, può calciare, poi una deviazione, un'altra. La Pertosa viene anticipato da Valente che allontana il pallone. Esultano i sostenitori della Just. Secondo, scarica per Giannuzzi, pallone all'indietro ancora per Odorino, secondo. Lo controlla sulla destra, prova la conclusione, c'è il muro di Fabrizio Shanamblo. Gioco fermo. Valente sistema i lacci della scarpa. È arrivato anche il Monte Sant'Angelo, 211 km per loro, per arrivare qui a Cisternino. Sì, tanti chilometri, però una società che sicuramente sta dimostrando di voler fare bene e di avere un progetto solido. Il secondo anno in Serie C1, noi siamo già andati a giocare lì, abbiamo trovato un ambiente davvero bello, caldo, tanta gente a seguire questa squadra, quindi sicuramente per loro sarà un'esperienza da ricordare. Secondo tocca di testa, esce Catalano, lancia subito in avanti, la palla arriva a Divagno, esce con i piedi. Secondo ha provato a scaricare per la Pertosa, c'è stato l'anticipo da parte di Ciavarella. Divagno a Giannuzzi, Giannuzzi lungo in direzione di secondo, l'ha messa giù ma è uscito il pallone secondo il direttore di gara. Rimessa in favore della Just adesso con Antonello Corona che si incaricherà della battuta, va da Catalano. Scambio con Shanamblo, servito Ciavarella, c'è spazio per il tiro, Ciavarella invece va dentro per Corona che sbaglia il controllo, attenzione a questo 3 contro 2. Il quinto fallo di Ciavarella che viene anche ammonito. Sì, errore perché ha imbucato una palla difficile da portare in prospettiva offensiva e sicuramente poi ha dovuto spendere questo fallo, un fallo importante. Peccato perché il Mola si stava abbassando bene da quando aveva commesso il quarto fallo, era da evitare questo tipo di ripartenza che però Ciavarella non ha potuto fare a meno di fare fallo. Ora è difficile perché manca a metà primo tempo ancora, 5 falli già commessi, si complica un po' la situazione Mola che sicuramente si abbasserà di pressione, sicuramente andrà giù anche sotto i 20 metri per difendere. Campanelli la botta, pallone fuori.
metterà il pallone in gioco catalano, vediamo che fa Monopoli. Fa subito pressing, scarico per Shannamblo, lo costringono a sbagliare il passaggio. Adesso il gioco sarà spezzettato perché Monopoli sicuramente andrà a fare pressione su ogni pallone. Vediamo Dorino, prova ad imbucare, Montenero intercetta, ancora Montenero, la chiama Shannamblo sul secondo palo, Montenero va alla conclusione. Tiro pericoloso di Vagno, distinto. Sì, è stato molto bravo perché c'era anche arrivava Shannamblo sul secondo palo, invece Montenero ha provato questo tiro insidioso di punta. È stato molto bravo Di Vagno a coprire il primo palo. Mi ha colpito il Mola che in questo ancora molto bravo Di Vagno qui sul tentativo di Shannamblo. Mi ha colpito il Mola che nonostante il quinto fallo continua la pressione, anche se adesso c'è un time out. Sicuramente mister Giliberti dalla tribuna e mister Colaiani dalla panchina vogliono mettere in chiaro la situazione, perché c'è ancora molto tempo e con 5 falli commessi la situazione non è delle migliori. Chiama time out la formazione della Just. Ricordiamo che il campionato riprenderà il prossimo 11 gennaio, sabato prossimo, quindi, e la Just sarà proprio il vostro prossimo avversario in questo testa a coda, ma non sono una squadra da sottovalutare. No, assolutamente, anche perché sappiamo benissimo che chi viene a giocare contro di noi, essendo capolista, essendo imbattuti, viene a provare a fare la partita della vita. Quindi ci aspettiamo sicuramente una partita insidiosa, soprattutto perché il Mola, oltre a essersi rinforzato, credo che sta lavorando davvero bene. Lo fa vedere la partita di oggi, come sono messi in campo e con le idee davvero chiare. Quindi non sarà sicuramente il classico testa coda, anzi sarà una partita davvero da prendere con le pinze. Corona, le Monache a scambiare con Montenero. Ancora Montenero tenta di superare un avversario, perde il pallone. Prova a ripartire adesso la formazione di Monopoli con Campanelli. Va da Giannuzzi, pallone aperto a destra per Fabio Secondo, cerca spazio a destra per il tiro, la mette in mezzo. Le Monache era lì, poi il pallone gli sfugge, Giannuzzi con il tacco, resta ancora lì. Catalano poi la blocca. Pericolo per Mola qui. Ci poteva essere il quinto fallo per Monopoli. Abbastanza evidente il calcio di Odorino su Corona. Shannamblo va a scaricare per le Monache, ancora le Monache. Cerca spazio per il tiro dal centrocampo, rimpalla su Campanelli, anzi su Odorino il pallone. Catalano ha provato a lanciare lungo, la sfera praticamente arrivata dall'altra parte, ma a Di Vagno. Secondo, conclusione sul secondo palo fuori. Si riprenderà dalla rimessa per Daniele Catalano. 9 minuti e 09 da giocare ancora in questo primo tempo. Catalano è andato lungo per Montenero, è intercettata Di Vagno, poi Odorino. Campanelli per il suo numero 21. Vediamo Montenero, la conclusione. Sfera che è terminata fuori. È entrato Fabio Labbate nelle file di Monopoli. Corona prova la conclusione. Ancora tiro fuori. Pronto un cambio nelle file della Just. Sta per entrare di nuovo in campo Ciavarella. Campanelli, Di Vagno, Odorino. C'è il contrasto con Shannamblo che commette fallo e adesso andrà dai 10 metri la formazione di Monopoli. Sì, è a mio parere un po' sbagliata questa pressione del Mola a 8 minuti dalla fine, con 5 falli era, diciamo, sono andati in bocca al lupo. E ora è importante perché Campanelli è sicuramente un ottimo tiratore, anche se Catalano nell'ultima partita ha parato due tiri liberi, quindi
Sarà sicuramente bello vedere il risultato di questo tiro libero. Campanelli contro Catalano. Batte Campanelli, la parata di Catalano. Bravo a fare 3-4 passi in avanti ad arrivare fino ai 5 metri e a parare questo tiro. Sì, bravo, perché oltre ad andare avanti è stato molto reattivo, perché Campanelli l'aveva piazzata bene. Lui intelligentemente, oltre a fare 2-3 passi avanti, si è aperto benissimo in spaccata. È un portiere molto agile, molto rapido in queste esecuzioni, e si è notato in questa parata, perché Campanelli non aveva assolutamente sbagliato il tiro, anzi, qui è merito del portiere, è merito di Catalano, e faccio davvero i complimenti per questa parata. Ivagno, pallone lungo, Catalano. Odorino, ancora Odorino, prova la conclusione, parata da Catalano. Le Monache, Shannamblo, pallone allontanato. L'abate, Campanelli. Odorino lungo linea per lo stesso l'abate. Sarà rimessa in favore della formazione di Mola. Catalano lungo, il pallone però finisce direttamente fuori. Di Vagno, Campanelli, gioca Dos Santos, pallone intercettato dalle Monache, che però è uscito. Quindi rimessa in favore di Monopoli. Gioca Secondo. Secondo prova un numero, riesce a saltare un avversario, poi rimessa laterale, pallone per Campanelli dall'altra parte, che ha calciato fuori, si riprenderà dalle mani di Daniele Catalano. Va a lanciare Ciavarella. Le Monache ha anticipato da gioco, ancora il portoghese prova la conclusione, quello che si è stampato sulla traversa. Catalano con le mani, Ciavarella forse è spinto, ancora Campanelli. La parata di Catalano, che oggi è veramente in forma. Secondo cerca spazio, la conclusione viene ribattuta da Shannamblo, Valente. Le Monache, Shannamblo. Shannamblo la conclusione, la parata. Adesso è spaccata di Di Vagno, che esulta. Eh sì, qui ha risposto alla grande, alla parata di prima di Catalano, con un'altra grande spaccata elastica e reattiva. Due ottimi portieri che oggi stanno dimostrando davvero il loro valore, perché la partita è ancora 1-0 nonostante tanti capovolgimenti di fronte, tante ripartenze, tanti tiri. Quindi sicuramente sono per adesso i migliori in campo di questa partita. Secondo, l'abate, gioca sul secondo palo, c'è stato l'inserimento di Fabio Secondo, Damiano Simone lo richiama dalla panchina. Ciavarella gioca, la recupera. Ancora gioca la Pertosa, intervento di Ciavarella, poi le Monache. Le Monache ha provato adesso ad andarsene da solo.
finito fuori con il pallone. Di Bagno la recupera Corona. De Monaco all'indietro per Catalano, lancio lungo a cercare Shannamblo. Pallone è terminato fuori dall'altra parte, verrà rimesso in gioco da Secundo. La batte la Pertosa, gioca ancora la Pertosa. Secondo, c'è spazio per il tiro, lo prova, risponde ancora bene Catalano. Sì, ancora Catalano decisivo, nonostante il Mola continui con questa pressione quasi asfissiante, nonostante i 15 minuti passati e i 5 falli. Esce bene, attenzione adesso, Corona, Shannamblo. Shannamblo finalizza al meglio la ripartenza, ancora Fabrizio Shannamblo, protesta Monopoli per un presunto fallo al centrocampo. Fabrizio Shannamblo è ripartito, è andato a finalizzare battendo Di Bagno. 2-0, qui tutta l'esperienza di Shannamblo, mentre gioca protesta ancora con l'arbitro. Sì, furbo Shannamblo a recuperare questa palla a centrocampo con tutta la sua esperienza, ha messo il fisico davanti a magari un giocatore più un minuto come gioca, intelligente a mettere il fisico e poi piazzare bene nell'uno contro uno con Di Bagno. Mola che ha le idee chiare, nonostante i 5 falli continua a pressare anche adesso in una situazione di palla da fermo, è salita bene, ha recuperato palla, è andato a fare gol. Complimenti per adesso a questa squadra che, oltre ad avere le idee chiare, ha tanto coraggio e il coraggio paga. Giocava da Secundo. Ora Secundo contrastato da Lemona, che non c'è fallo. Rimessa battuta da Monopoli, gioca, cerca il dribbling, va dalla batte, ancora per gioca la sua conclusione, viene ribattuta da Fabrizio Shannamblo. Sarà angolo in favore di Monopoli con Fabio Labate che chiama lo schema, prova ad entrare Giannuzzi, scarica all'indietro per gioca, strozzata la conclusione. Pallone che finisce fuori, Montenero sbaglia il passaggio, gioca dall'altra parte, fa tutto da solo il portoghese, va a scagliare in porta il 2-1. Sì, qui è errore di Montenero che ha alzato anche l'abbraccio quasi a chiedere scusa ai suoi compagni per questo disimpegno errato in una parte di campo difficile da uscire da lì e ha provato qualcosa di troppo. Come detto prima, il coraggio a volte ti può portare avanti, ma in queste partite, in un campo così piccolo, ti può portare anche a situazioni di gioco come questa. Da Montenero insegue, gioca per recuperare il pallone il numero 3 di Mola. Corona all'indietro per le Monache, la recupera Giannuzzi, la batte, gioca la Pertosa con la suola a cercare un compagno, pallone che è terminato fuori, chiama il cambio dalla tribuna mister Giliberti. Corona salta un avversario, Corona prova la conclusione, pallone fuori. Cambio, esce Montenero, entra Ciavarella. Gioca, la batte, la mette in mezzo, non c'è nessuno. I suoi compagni di squadra, sarà rimessa ancora per la formazione molese, 3.50 effettivi da giocare, Shannamblo per Catalano. Catalano lungo a cercare Ciavarella, pallone fuori dall'altra parte. Di Bagno, l'abate, la Pertosa. Ora la Pertosa trova Giannuzzi, si gira e mette alle spalle di Catalano, 2-2, bingo Giannuzzi. Sì, è pareggio meritato perché
sono 2-3 minuti che il Monopoli è più insistente, sia con Gioca che con Giannuzzi, che comunque sia stanno creando più spesso delle volte una superiorità numerica che il Mola stava facendo già fatica a, diciamo, a mettere ai ripari. È arrivato questo gol che sicuramente il Monopoli, oltre che a meritare, sta facendo davvero bene, non ha smesso di fare il suo gioco nonostante il doppio svantaggio, e quindi è un pareggio meritato, e il Mola adesso deve stare attento soprattutto di non abbassare un po' troppo l'intensità. Corona la sua conclusione parata da Di Vagno. Angolo adesso per la formazione molese. Lemola che Shannambo, altro tiro ribattuto. Corona, salta un avversario, Corona si infrange sul muro di Monopoli il suo tentativo, vediamo se il direttore di gara segna il fallo cumulativo o no. Da Corona lo va a concludere, lo fa fuori Antonello Corona, esce per lasciare il posto a Valente. La Pertosa si infrange sul muro di Shannambo, all'indietro per Catalano. Catalano sbaglia il passaggio, rimessa per Monopoli. Giannuzzi, l'abbate non trova spazio, trova però una rimessa laterale. ...2.40... alla fine di questo primo tempo. Catalano, Shannambo, Sciavarella prova il numero, perde palla, 2 contro 1 adesso, gioca sul secondo palo, l'abbate, la ribalta il Monopoli nel corso del primo tempo. Nel giro di 2 minuti, 3 reti per la formazione dell'Audace. Ha segnato l'abate, la rete del 3-2. Sì, come ti ho detto prima, secondo me il Mola ha abbassato un po' troppo l'intensità, e con dei giocatori come Gioca e Giannuzzi, che rapidi e che di intensità sanno cosa vuol dire, si è vista subito la differenza in questi minuti. Mola che minutaggi alti per Shannambo, Ciavarella, Le Monache, quindi secondo me il capovolgimento di fronte del risultato è dovuto anche a questo. Rimessa laterale adesso per Mola, 2 minuti e 08 al termine di questo primo tempo, gioca direttamente in porta para Catalano. La lascia lì per Shannambo, Ciavarella se la porta fuori, sarà rimessa in favore di Monopoli. Che ha posto la porta Daniele Catalano. Conclusione di Campanelli, ribattuta Ciavarella, fermato in maniera regolare da Campanelli, quinto fallo anche per Monopoli. Si rialza Vito Ciavarella, calcio di punizione adesso per la Just. Sul pallone Fabrizio Shannambo. Parte proprio lui, pallone che si infrange sulla barriera di Giannuzzi. Shannambo, Valente, Ciavarella si ritrova il pallone in mezzo ai piedi, va a recuperare la gioca ma perde il contatto, sarà angolo per Mola. Valente, Le Monache, Shannambo all'indietro ancora per Valente, Le Monache.
contesta Mola. L'assegnazione del sesto fallo contro Monopoli. Rimette in gioco Catalano la conclusione di Sciannamblo. Le Monache lascia ancora per Sciannamblo. Parte il sinistro. Micidiale sinistro di Sciannamblo. 3-3, tripletta personale per il giocatore della Just con la maglia numero 11. Decisivo Sciannamblo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Forse credo che non è uscito mai. Quindi da fare veramente un plauso a un giocatore che sta facendo veramente tutto quello che può per questa squadra, perché sia in fase difensiva con chiusure, coperture, ora in fase offensiva con questa prima recupero palla, imbucata per Le Monache, che poi si è andata a riprendere questo pallone e calciato all'angolo. Davvero un giocatore che sta facendo davvero bene. Gioca per secondo. Pallone terminato fuori, che torna in possesso dei giocatori di Mola. 54 secondi ancora al termine. Prova a provare lo scaletto, lo perde. Recupera Campanelli. Ha provato la conclusione in diagonale, terminata fuori. Poi Catalano direttamente tra le braccia di Angelo Di Vagno. D'altra parte Ciavarella, regolare intervento su secondo, 3 contro 2. Ciavarella prova la conclusione, pallone sul secondo palo, parata da Di Vagno. Lì c'era Le Monache libero, Ciavarella ha provato la conclusione. Sì, Ciavarella ha provato la conclusione, Di Vagno è stato bravo perché oltre a coprire la porta c'era un giocatore libero sul secondo palo, quindi ha fatto una parata importante, perché magari il giocatore del Mola poteva tranquillamente portare la palla sul secondo palo per il suo compagno libero. La Pertosa spalla la porta, lascia per Gioca che trova un gol incredibile a 25 secondi dalla fine. 4-3 Monopoli. E Gioca è un giocatore davvero importante per il Monopoli, oltre nel giro palla, nel possesso palla, al creare la superiorità numerica. Si è fatto vedere subito per questo tiro che sta provando da inizio partita. Ha fatto il gol del 2-1 mettendo la palla dove Catalano non poteva assolutamente arrivare. Adesso Catalano coperto, lui molto molto bravo a piazzare questa palla dove davvero l'estremo difensore del Mola non ha potuto arrivarci per il fatto che è stato coperto dalla sua squadra. Corona pallone uscito, rimessa per Di Vagno, 10 secondi, Gioca sul secondo palo per la Pertosa, l'aggancia, la conclusione e la rete del 5-3 per Monopoli. Qui scoperta la difesa di Mola, non si lascia così Monopoli attaccare. Sì, ingenuo il Mola, soprattutto per la parte di tempo che è rimasta su una rimessa dal fondo. Non si può davvero lasciare tutto questo tempo per apportare la situazione sul 5-3 in una parte di tempo davvero a 5 secondi dalla fine. Quindi ingenuità importante che può delineare l'incontro dopo con questo doppio vantaggio del Monopoli. Vedete, in 20 secondi per Monopoli, adesso è finito il primo tempo. Punteggio di 5-3 per la formazione dell'Audace, doppio vantaggio Mola con Sciannamblo, poi Gioca Giannuzzi e la batte a ribaltarla fino al 3-2. Il tre pari ancora di Sciannamblo e poi Gioca la Pertosa per il 5-3 con cui si è concluso il primo tempo. Noi ci fermiamo un attimo e ci rivediamo per la ripresa. Secondo tempo della sfida valevole per i quarti di finale di questa Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5 tra Just Mola e Audace Monopoli. Comanda Monopoli 5-3 nel primo tempo, doppietta di Sciannamblo iniziale, poi Gioca Giannuzzi e l'abbate per il 3-2 Monopoli, pareggio di Sciannamblo, 4-3 e 5-3 firmati da Gioca e la Pertosa. C'è un fallo fischiato contro Mola che protesta, calcio di punizione da posizione favorevole per la formazione dell'Audace. Odorino sul pallone con Giannuzzi.
Pane e il numero 3 Renna, pronti per questo schema su calcio di punizione di Monopoli. Odorino va direttamente in porta, c'è la parata da parte di Catalano, una che esce dall'altra parte, sarà angolo per la formazione di Monopoli con Renna che andrà a battere Sciannamblo. Ciavarella, conclusione, pallone che sbatte su un giocatore di Monopoli e poi su Ciavarella stesso. Suona questo scambio, Dorino Giannuzzi, Dorino fa tutto il campo, Catalano la para, Ciavarella. Adesso Mola deve stare attenta a non demoralizzarsi dopo il 5-3, perché sappiamo cosa significa per una squadra che non riesce a vincere, farsi rimontare. Sì, è un momento importante della partita perché ci può far capire su che parte si può spostare. Ovviamente un gol del Monopoli porterebbe gran parte della posta in palio dalla parte dei neroverdi. Il Mola a sua volta sta cercando di affidare gran parte della situazione offensiva ai piedi di Sciannamblo, ovviamente. È una parte di gioco, diciamo, importante che sarà sicuramente decisiva ai fini dell'incontro. Siamo sotto la nostra postazione, il palo, squadra che si è rafforzata tantissimo con gli arrivi di Vallarelli, di Mazzone, di Toma, che sono giocatori che in C1 possono fare la differenza. Sì, assolutamente, a partire da Vallarelli, un portiere che ha fatto categorie superiori e che ha dimostrato di valere categorie superiori. Lo stesso Mazzone, un pivot che in C1 può davvero far parlare ancora di sé. E anche Toma, che nella sua esperienza più breve, quella di Rutigliano, stava sicuramente acquisendo un minutaggio in una categoria importante come la 2. È arrivato anche Alessandro Marolla a palo da Giovinazzo in Serie A2. Sarà che sta già progettando il prossimo anno. Giannuzzi, conclusione dalla distanza, terminata fuori. Mentre dall'altra parte diamo un Monte che bene o male è sempre lo stesso, con l'esperienza di Ortuso, dei due Castriotta, che sono decani di questa squadra. Sì, il Monte Sant'Angelo ha, diciamo, confermato la stessa squadra da un po' di anni. La cosa, diciamo, è diventato il loro punto di forza, questa unione, questo roster, diciamo, storico, che li ha portato comunque sia a meritarsi la C1 e a meritarsi sicuramente la rimanenza in questa categoria. Sicuramente con il passare del tempo questa società farà parlare di sé, soprattutto per l'organizzazione, che non è una cosa da sottovalutare in queste categorie. Calcio a 5 che sta arrivando anche nel Foggiano, non solo Manfredonia, che ha una tradizione storica importante. Purtroppo ha perso le formazioni foggiane, ricordiamo la Fuente, la Fovea, ma sta ritrovando con Monte Sant'Angelo una categoria importante come la C1. Le Monache. Va da Sciannamblo, Fabrizio Sciannamblo contrastato da Odorino, sarà rimessa laterale per Mola. Ciavarella si gira, prova la conclusione, questa volta poco convinto Vito Ciavarella nell'andare a calciare in porta. Sì, le giocate del Mola in fase offensiva sono queste: la palla a Ciavarella che o cerca di girarsi o cerca l'appoggio al compagno. Il tempo sta scorrendo, ma penso che la situazione di gioco è ancora molto molto delicata, soprattutto per il Mola. Deve cercare di non subire troppo e non abbassarsi troppo, e soprattutto non abbassare l'intensità, che alla fine del primo tempo è stata decisiva per portare l'incontro di due lunghezze per il Monopoli. Giannuzzi, la conclusione poi di Renna, parata a terra da Catalano. Le Monache
Ciavarella. Ciavarella pasticcia un po', poi prova ad andare via Panel, ci riesce Ciavarella con la punta. Non è che si alza, Panel lo controlla, ancora un contrasto. Ciavarella gliela porta via, Ciavarella prova ancora la conclusione in porta. Ribattuta da parte di un giocatore di Monopoli, sarà rimessa per Mola, 16-54. Alla fine della partita. Catalano, Shannamblo. Poi le Monache. Giannuzzi. Prova Giannuzzi l'acrobazia. Poi cambia idea ancora Giannuzzi all'indietro. Pane contrastato da Valente, gira, va a trovare Renna. Ultimo tocco del 3 di Monopoli. Secondo il direttore di gara. La recupera Renna, Giannuzzi. 6-3 per la formazione monopolitana. Pallone recuperato da Renna, altra palla persa sanguinosa da parte di Mola con Giannuzzi che ha messo a segno il 6-3. Sì, credo che in un campo, un rettangolo di gioco così stretto e così piccolo, l'intensità che ci sta mettendo il Monopoli sta facendo la differenza. Purtroppo il Mola è calato decisamente a livello fisico, il Monopoli con degli elementi più spiccati in doti rapide sta mettendo qualcosa in più. Il risultato adesso è giusto, il Mola ha iniziato benissimo la partita, ma adesso il risultato è più che giusto con un Monopoli che non ha mai tirato indietro nonostante un inizio non proprio perfetto. Mola che deve provare a far recuperare la condizione soprattutto ai nuovi con il preparatore atletico Angelo Sperti che vediamo qui vicino alla nostra postazione, che dovrà mettere benzina nelle gambe soprattutto di Corona e di Montenero che sono i due ultimi arrivati in casa Just. Sì, sicuramente è una cosa da mettere a posto, credo che sia la società che il mister Ciliberti sanno di che c'è da lavorare. Mi ha comunque impressionato il Mola per il fatto di avere delle idee abbastanza chiare. Purtroppo oggi c'è da fare i complimenti al Monopoli per l'intensità che ci sta mettendo in questa partita, che sta facendo la differenza soprattutto in un campo di gioco così, dove a volte chi ha più intensità riesce a portare la partita dalla sua parte. Calcio di punizione di Pane terminato fuori. Messa per Daniele Catalano, le Monache, Corona, pallone che non è stato toccato dai giocatori del Monopoli come chiede Corona secondo l'arbitro, anche noi avevamo visto un tocco, Montenero dall'altra parte prova la conclusione, pallone che viene ribattuto, sarà rimessa ancora per la Just. Shannamblo, Corona, Montenero tra due avversari, riesce a superare il suo diretto marcatore, poi ancora Montenero tenuto da Pane. C'è un fallo cumulativo fischiato contro Monopoli, primo fallo di squadra. Messa laterale per la formazione di mister Giliberti, che ricordiamo è squalificato. Corona prova sul secondo palo, pallone fuori, Di Vagno l'ha già messo di nuovo in gioco, la Pertosa, Pane per Renna, c'è spazio alla conclusione parata da Catalano, poi l'intervento
falloso di La Pertosa su Corona. Calcio di punizione per Mola, sarà Corona ad andare a battere. Parata di Divagno, poi riparte Monopoli con la Pertosa. Odorino, la Pertosa. Recupera Shannamblo. Shannamblo la conclusione. Perché viene ancora ribattuto. Corona ha provato a saltare un avversario. Divagno dall'altra parte per Renna. C'è stata l'uscita da parte di Daniele Catalano. Renna. Posizione utile per il passaggio alla Pertosa, l'ha visto, poi la Pertosa non è riuscito a battere. Daniele Catalano. Le Monache all'indietro per lo stesso Corona. Pane, Divagno. Direttamente in porta, Catalano la alza sulla traversa. Questo era un tiro che sarebbe finito dentro. Sì, sì, sicuramente un tiro forte nonostante la distanza. Molto bravo Catalano a rimanere attento e a coprire la sua porta. Deve stare attento il Monopoli a non pensare che la partita sia già finita, soprattutto a non condizionarla con i falli e con delle punizioni pericolose che possono... Intanto Mola Pertosa. E qui la Pertosa batte ancora Catalano per il 7-3. Questo è un gol che può significare tantissimo per Monopoli. La doppietta personale è il 7-3 firmato dalla Pertosa. Ancora una palla persa però da parte di Mola, che deve lavorare tantissimo su questo. Sì, come ho detto prima, molto attento il Monopoli a non pensare che la partita sia già finita. Intelligente la Pertosa, recuperare una palla a metà campo, un po' meno attenzione adesso Pane, bravissimo Catalano, ancora Pane, la palla esce, ma ancora Mola, che sì che sta provando il tutto per tutto, ma non lo sta facendo nel migliore dei modi, rischiando tantissimo soprattutto nella zona di campo pericolosa. Non so se ti è mai capitato nella tua carriera, Mattia, di giocare per la salvezza e di produrre tanto gioco, magari passare anche in vantaggio di uno o due gol e subire rimonte nel giro di pochi secondi come questa che ha subito oggi Mola, soprattutto da quando mancavano 4 minuti alla fine del primo tempo a quando mancavano 5 secondi, 5 gol in 4 minuti. Lì è anche il fattore psicologico che fa tanto, che penalizza una squadra che già non sta bene in classifica, non sta bene mentalmente, l'errore poi te lo porti per tutta la partita. Sì, indubbiamente già fare un campionato diciamo sotto le aspettative. Intanto attenzione ancora Odorino, qui bravo Catalano, sotto le aspettative che il Mola sta facendo, parliamoci chiaro, per le persone che ha e il roster che aveva allestito Giustino. Penso che sono situazioni che si stanno portando dietro per la stagione che non sta andando bene. Andare avanti 2-0, avere anche 5 falli dalla propria parte e poi subire una rimonta così che diciamo va a delineare la partita per il Monopoli, che ha dimostrato di essere, oltre una squadra preparata, una squadra che ha prodotto tanta intensità e tanto gioco, soprattutto penso condotta dal giro di rotazioni che ha fatto mister Simone, molto più ovviamente per il tipo di roster che ha a disposizione, molto più numerico da parte del Mola. Queste sono situazioni importanti che poi alla lunga
ti fanno portare a casa la partita, come sta facendo il Monopoli, con attenzione e con le giuste precauzioni. Forse una distorsione al ginocchio per Antonello Corona. Entra Shannamblo, entra anche con il numero 8 Gerdeci. Riceve proprio adesso, il controllo non è perfetto. Rimessa per Mola, batte lo stesso Gerdeci. Shannamblo all'indietro per Daniele Catalano, ancora Shannamblo. Gerdeci, manca il controllo. Rimessa in favore Giliberti, poi Shannamblo non trova il lancio per nessun compagno. Insomma, la sta tirando un po' i remi in barca, deve continuare a tenere alta la tensione. Di Vagno, poi la testa di là per Tosa, la parata da parte di Catalano. Qui Mola sbaglia ancora un pallone, regala una rimessa a Monopoli. Questi errori individuali stanno anche andando a discapito della bellezza della gara. Altro pallone perso da Mola, pallone perso da Monopoli, questa volta è rimessa per Mola. Valente, Shannamblo, ma c'è stato il pallone intercettato da Pane. Gerdeci gioca per Shannamblo, cambio di gioco per Valente che riesce ad agganciare. Li portano fuori la sfera però i giocatori avversari. Angolo per Piero Valente, si fa vedere Shannamblo, va invece in mezzo a cercare Pane. Valente all'indietro per Shannamblo, pallone ribattuto. Valente, Shannamblo, sfera fuori. Era rimessa in gioco con le mani da Angelo Di Vagno. Secondo, scambia con l'Abate. Qui buona la pressione della Just. Riesce a recuperare un pallone. Gerdeci, Shannamblo, Ciavarella. Prova a tenerlo in campo, ci riesce. Poi c'è la pressione di Pane. Ancora Ciavarella tra quattro avversari. L'allontana il Ciro Pane. Rimessa in favore della Just. Di Vagno ha preso un colpo da Gerdeci, si avvicina e chiede scusa. Colpo al volto subito da Angelo Di Vagno. Restituisce il pallone Valente, gesto sportivo da parte del capitano di Mola. Catalano, Pane, Shannamblo, Valente, poi sfera che esce. Verrà rimessa in gioco ancora una volta dalla Just, che adesso sembra averne poco. Sì, sembra davvero aver tirato i remi in barca la Just. Potrebbe forse provare a cambiare qualcosa nei minuti successivi con il portiere di movimento. Questa potrebbe essere una delle soluzioni per il Mola, anche se vedo il Monopoli messo bene in campo, messo bene in fase difensiva, e che può davvero lasciare pochi spazi alla Just.
Napoli, squadra che subisce poco, l'ha fatto vedere anche oggi. Una media di circa 4 reti subite a partita, adesso ne ha prese 3 in 30 minuti effettivi. Si conferma una buona difesa quella del Monopoli. Secondo qui. Viene fermato fallosamente. Ancora secondo. L'abbate. Ora Fabio Secondo che non riesce a passare, sarà rimessa. Ancora per la formazione di Mola. Minuti e 41 da giocare al termine del match. Adesso l'inerzia della partita sembra tutta dalla parte dell'audace Monopoli. A quel secondo Campanelli, ancora secondo, poi c'è Sciavarella che recupera il pallone, batte già lui la rimessa laterale. Valente prova la conclusione, sfera che viene ribattuta da Campanelli, sarà rimessa per la Just. Valente ingaggia l'uno contro uno con Campanelli, lo supera ancora Valente, stava per fare un grandissimo gol Piero Valente. Sì, il Mola si sta affidando da inizio partita alle giocate individuali come quella di Sciannambolo, come quella di Ciavarella. Ora Piero Valente ha provato a cambiare il risultato con questa ottima suolata che poi purtroppo è finita fuori. Adesso Sciannambolo colpisce un palo clamoroso. Amoroso il sinistro di Sciannambolo, davvero uno dei sinistri più forti che ho visto nella mia breve carriera. Sciannambolo che forse è stato anche il tuo compagno di squadra nell'Ares? No, nell'Ares, nello Sport 5 ci siamo trovati, nell'Ares no. Comunque mi collego al sinistro con quello di Kainan De Matos, così nel caso qualcuno si offenda, diciamo come sinistri ci siamo quasi. Kainan De Matos che è stato uno dei primi purtroppo a lasciare Cisternino nell'anno in cui purtroppo la società, che ricordiamo era stata costretta ad emigrare a Martina per via del campo, poi non è riuscita più a sostenere i costi, e De Matos che sta continuando la sua carriera in Serie A. Sì, da quest'anno si gioca in Spagna, sta facendo un grande campionato nella Liga Spagnola, sta dimostrando, diciamo, che la sua crescita fatta gradualmente nelle varie categorie che ha praticato con il Cisternino, poi col Napoli e l'anno scorso con la Came, sta facendo vedere davvero che giocatore è diventato, un giocatore che davvero mi inorgogliosisce dire che è stato mio compagno di squadra. Nel frattempo Mola è già arrivata a 5 falli, 8 e 36. Ancora da giocare 7-3 e situazione falli a favore del Monopoli. Ritmi molto più bassi in questo secondo tempo. Mola un po' il fiato corto anche per via degli ultimi arrivi che non hanno potuto allenarsi con il resto della squadra. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre Montenero era fermo, Giardecci giocava poco. Andiamo secondo, mamma mia che botta e che parata di Catalano. Corona. Da parte blocca di Vagno. Giannuzzi gioca. Portoghese serve pane. Ora i due scambiano, poi la sfera arriva al secondo, gioca, non riesce a servire pane di nuovo, è stato l'intervento da parte di Onofrio Lemonache,
Shannamlo, Corona, ancora Montenero, non riesce a passare, sarà rimessa laterale per Fabio Secundo. Pallone all'indietro per Divagno, Divagno con i piedi va a pescare, gioca, purtroppo non è altissimo. Il portoghese di Monopoli, Pane, mentre dall'altra parte lancia segnali Daniel Araujo, che vedremo di portare qui ai nostri microfoni. Eh sì, vediamo se è bravo con le parole così come è bravo con i piedi, ho qualche dubbio. Però sicuramente è un giocatore che farà parlare di sé nel suo futuro. Ecco, proprio andando a paragonarlo ad uno che ha fatto quel cammino, Araujo, seppur un giocatore con caratteristiche completamente diverse, potrebbe fare la stessa strada di Kanean de Matos. Sì, ne ho parlato tante volte con lui della strada che ha fatto Kanean, soprattutto della strada graduale, cioè quella di non aver mai fatto il passo più lungo della gamba. Credo che in questo sport, se riesci a crescere con il giusto equilibrio, con la giusta categoria che vai ad affrontare, senza fare passi troppo lunghi, credo che Daniel Araujo potrebbe sicuramente giocare nella massima categoria, magari andando a curare ancora qualche piccolo dettaglio che ha soprattutto dovuto alla sua giovane età. A tal proposito, dicevamo anche prima, microfoni spenti, Bruno da Silva potrebbe essere un grande maestro per lui, seppur ancora non in possesso del patentino d'allenatore, però Mattia, possiamo dirlo, è lui anche la vostra guida con Giacovazzo durante la settimana, è anche lui che impartisce la tattica e ne parlate tutti benissimo. Sì, credo che oltre a essere il nostro maestro è anche la nostra forza, perché avere dalla nostra parte una persona, oltre che un allenatore, un giocatore, con le sue capacità di stare nel campo e allo stesso tempo di farci capire le sue idee con una facilità e con una dedizione al lavoro, davvero che a me mi ha impressionato, perché Bruno l'ho avuto come compagno di squadra per 4 anni qui a Cisternino e 1 anno a Putignano, quindi lo conosco benissimo. Ma ne ho parlato anche con lui e mi fa piacere parlarne anche davanti a tanta gente. La sua bravura di allenatore, sicuramente nel tempo sentiremo parlare di lui, e secondo me farà tanta strada, molta più strada che poteva fare da giocatore, perché come giocatore è straordinario, ma come allenatore farà davvero parlare di sé. Sappiamo se è presente in questo momento qui Bruno. Credo di sì, forse lo vedo lì sotto con Daniel Araujo, poi vedremo di far intervenire anche lui. Corona, la sua conclusione, poi Pane la recupera. Rimessa Mola con Antonello Corona pronto ad andarla a battere. Valente. ...5-27... con questa rimessa in favore di Mola, le Monache, Valente, Corona va dalla Pertosa, provato a controllare di testa, mentre chiederemo anche tra un po' al comitato organizzatore se la seconda gara resterà in programma alle 20:30 oppure slitterà come quella di ieri, perché sono le 20:06 e ci sono ancora 5 minuti effettivi da giocare, mentre Mola si prepara a giocare con il portiere di movimento. Corona, le Monache, vada Valente, pallone all'indietro, Catalano prova a lanciare Corona che viene anticipato,
gioca poi sul secondo palo, va da La Pertosa, il pallone esce, sarà time out. Mentre ci ha raggiunto Daniele Araujo, però non vuole parlare, Mattia. Ho detto che lui è sicuramente più forte con i piedi che con le parole. Vediamo se vuole semplicemente dire qualcosa per il pubblico che ci sta ascoltando. No, niente, niente. Daniele ci ha fatto emozionare forse con quella bicicletta lì durante la partita con il Bitonto, bicicletta che ha fatto il Giro d'Italia e del mondo. Un gol bellissimo, quello siglato da lui nella regular season. Poi gli chiederemo tra poco dove vuole arrivare con la maglia dell'Itria, in che categoria, dalla C2 alla C1, poi dalla C1 alla B, Daniel. Non parla. Daniel parla solo con i piedi. Abbiamo scoperto l'altro lato di Daniel Araujo, quello sbarazzino in campo, mentre fuori è ancora un po' timido, Mattia. Sì, ho detto, lui fa parlare benissimo i piedi, forse con il tempo farà parlare anche un po' il suo italiano, che è discreto, è un ottimo italiano, però per adesso mi accontento che fa parlare il suo sinistro, mi basta questo per adesso. 4 minuti e 20, ancora da giocare in questa partita, sempre 7-3. In favore della formazione di Mola. In favore di Monopoli. Calcio di punizione per Monopoli con Giannuzzi, che adesso andrà a calciare questa punizione in diretta. Ricordiamo, è a bonus la formazione di Mola, questo è un calcio di punizione indiretto però che verrà battuto. Dalla Pertosa è Giannuzzi. Giannuzzi, pallone ribattuto, poi Ciavarella lancia Corona, portiere di movimento per Mola, entrato Montenero come quinto di movimento. Corona può lasciare a Shannamblo, fa in questo momento, adesso deve girare palla la formazione di Giliberti, mentre l'Audace punta a far scorrere il tempo. Shannamblo cerca spazio, va dalle Monache, Shannamblo intercetta l'Abate. Corona, Ciavarella, le Monache, Corona, gira ancora Palamola, Shannamblo, Montenero, Corona ancora per Montenero, conclusione che si stampa sul palo, deve uscire adesso Montenero, La Pertosa, Pane deve andare a pressare adesso la giasta, attenzione a questo 2 contro 1, La Pertosa sul secondo palo, pallone che termina fuori, esce di nuovo Catalano per lasciare spazio a Montenero come quinto di movimento. Poi ha perso il pallone Mola, Monopoli ci ha provato dalla distanza. Pallone che è uscito, deve essere rimesso in gioco da Montenero. Ciavarella. Deve trovare un compagno, fa tutto da solo, subisce fallo. Vito Ciavarella. Calcio di punizione per la Giasta, 2.55, 7-3 per Monopoli il punteggio. Calcio di punizione che verrà battuto da Antonello Corona. Direttamente verso la porta.
Ciavarella poi la batte a porta vuota, trova l'8-3. Questo è il rischio di giocare con il portiere di movimento. Segna Fabio Labate, doppietta per lui, 8-3 per la formazione dell'Audace Monopoli. 3, ci sono già giunte le distinte. Di Palo e Monte. Corona prova a partire, ora Corona all'indietro per Valente, le Monache, Valente Ciavarella batte la rimessa, Valente prova la conclusione dalla distanza, tiro deviato che finisce fuori. 2-0-7 effettivi al termine. Corona va da Valente, ultimi minuti di questa sfida che sta premiando il Monopoli, che dovrebbe essere, a meno di veramente grossissime sorprese, la terza semifinalista. Le Monache. Si gira, c'è la pressione di Giannuzzi su di lui, Valente costretto ad indietreggiare il team di Giliberti allenato oggi da Beppe Colaianni. Le Monache prova la conclusione, la respinta di Divagno, la Pertosa, la batte Giannuzzi, non c'è il portiere per Mola, Giannuzzi però non riesce a calciare in porta, mette il pallone in gioco la Just, Montenero sfera all'indietro, Valente può provare la conclusione, va a scaricare invece per Onofrio Le Monache, ultimo minuto e 15, diciamo che Monopoli sta riuscendo a difendere molto bene, quindi non dovrebbe avere problemi a portare a casa la partita. Prova ancora a far girare il pallone Mola, Valente cerca spazio, trova l'imbucata per Ciavarella, l'uscita di Divagno, il pallone rimane lì, Ciavarella viene fermato ancora una volta da Angelo Divagno, 58 secondi al termine, 8-3 favore di Monopoli, qui sbaglia Ciavarella, intervento di Valente, poteva essere il sesto fallo, lascia correre l'arbitro, Corona per Montenero, in scivolata Pane a mettere fuori, 50 secondi al termine di questa sfida, 8-3 il punteggio. Attenzione, ancora ad una conclusione dalla distanza di Monopoli. Prova a trovare il nono gol. Pallone che non è stato toccato, sarà rimessa in favore della Just. Montenero. Ciavarella. Poi Valente, ancora Valente, prova a partire, a fare tutto da solo, conclusione che termina fuori, ultimi 31 secondi, Divagno con le mani a cercare Mingo Giannuzzi, non ci arriva. Ultimi 29 secondi, vediamo come si gioca questo possesso, formazione della Just, Le Monache appoggia per Valente, possiamo ormai dirlo. Monopoli è la terza semifinalista, affronterà nel penultimo atto la vincente tra Palo e Monte, allontana ancora una volta la sfera Monopoli, 12 secondi e 4, andiamo anche a ribadire le reti, doppietta di Sciannamblo per il 2-0 iniziale di Mola, 2-1 di Gioca, 2 pari di Giannuzzi, 3-2 di Labate, 3 pari di Sciannamblo, 4-3 ancora di Gioca, 5-3 di Lapertosa, poi nel secondo tempo il 6-3 di Giannuzzi, il 7-3 di Lapertosa, l'8-3 ancora di Labate, doppiette quindi per 4 giocatori, Giannuzzi gioca Lapertosa e Labate, mentre qui mancano 5 secondi al termine, la sfida terminerà con questo angolo
in favore di Mola con Ciavarella che ha provato a servire Montenero, ha trovato la deviazione vincente, rientra in porta per questi ultimi 4 secondi Daniele Catalano. Di Vagno sta risalendo con il pallone, vediamo se c'è spazio per l'ultima azione. Pertosa la mette giù, prova a concludere verso la porta, c'è ancora un secondo, lo perde adesso Catalano, finisce qui, vince Monopoli 8-3 e passa in semifinale dove affronterà la vincente della sfida che seguiremo tra pochissimo. Noi ci fermiamo un attimo, ci rivediamo tra 20 minuti circa quando comincerà la sfida tra Monte Sant'Angelo e Dream Team Palo del Colle.